in corsivo, è corsivo. Celle di Bulgheria non dimentica le sue origini, ma le rievoca e le trasmette alle nuove generazioni. Il paese fu fondato nel Medioevo da persone provenienti dalla lontana Bulgaria. Probabilmente proprio da quella zona partì una piccola colonia di bulgari che si stanziò in Cilento. A testimoniare questa storia c'è proprio una statua dedicata al principe Alcek, installata pochi anni fa nel cuore di Celle. Si tratta di una delle iniziative avviate nell'ambito dell'articolato gemellaggio tra questo piccolo comune del Salernitano e la Bulgaria. Un gemellaggio che ha favorito anche l'attivazione di una scuola in cui si insegna il bulgaro, una scuola che i bambini del paese frequentano nel pomeriggio. A dirigerla è Daniela Ciapova, moglie del compianto ambasciatore bulgaro in Italia, Velen Kozev. I piccoli alunni imparano la lingua, ma anche le tradizioni del paese con cui sono gemellati. E così il 1° marzo, nel rispetto di tutte le regole anti-Covid, hanno festeggiato l'arrivo della primavera, come in Bulgaria. Hanno parlato e cantato in bulgaro, letto poesie e regalato il cosiddetto martenza, un piccolo ornamento portafortuna, un modo per rafforzare il legame tra la piccola comunità del Cilento con la Bulgaria. La simbolica cerimonia ha avuto luogo dinanzi al monumento del principe bulgaro. Il nostro comune, spiega il sindaco Gino Marotta, è l'unico in Italia dove nelle scuole primarie si studia anche la lingua bulgara, una chance in più per trovare lavoro. Da quando abbiamo siglato il gemellaggio, ha aggiunto il consigliere Angelo Carelli, sono arrivati i primi turisti in paese e per fortuna le richieste sono sempre di più. Ciò è un simbolo di salute, forza, prosperità, augurio di un anno felice, pieno di salute.